cuore, buongiorno, buongiorno. No, vabbè, non si dorme, cuore. Di nuovo, cioè, ovviamente mi metto sempre di testa nella finestra, ma non arriva uno spiffero d'aria. Va bolà. Il problema è che le case adesso sono bollenti, capito, cuore? Urge un raffreddamento, un rinfrescamento forzato. Vediamo un po'. Vediamo come va quella questione della nonna con l'INPS, perché eventualmente, se va bene, faccio fare dei lavori a casa della nonna, che poi sono lavori che servono ovviamente soprattutto per lei. Vabbè, dai, mo vediamo. Niente, per quanto riguarda il sogno, il fatto del buio, cuore, sai cosa può essere? Può essere, secondo me in questi giorni stiamo pensando al discorso di Ciccio, no? Che era laggiù e che quindi non abbiamo informazioni e quindi diciamo che la situazione è tutta buia, diciamo, ci sono poche conoscenze a ciò che sta succedendo, insomma, forse per quello. Hai sognato questo buio, insomma, almeno credo. Poi ovviamente sono sempre sogni, certo, i sogni più belli sono più interessanti da vivere. Perché comunque no, la mente umana vuole sempre questo, vuole sempre la felicità. Va, dai, cuore, non è niente, non ti preoccupare. Mo' cerchiamo più che altro di svegliarci stamattina, sia tu che io, che siamo veramente. Ma poi fammi capire una cosa, il fatto del caldo, cioè a te la busta l'hanno chiusa completamente. Nel senso che dove c'era il bocchettone d'aria te l'hanno chiuso completamente. Cioè, non è che si può aprire uno spifferino un pochettino. Quello dico io. Ancora per caso c'era questa possibilità magari di far entrare un po' d'aria, ma non so com'è la situazione. Però ovviamente non tutta, se no poi ci freghiamo ugualmente. Ci vorrebbe un giusto compromesso, insomma, né troppo freddo né troppo caldo. No, Buda. Vediamo un po'. Ma cuore, io ho fatto colazione, ma vado a farmi un caffè. E poi niente, poi vado a prendere nonno e andiamo al Miolli e ti saluto il Miolli, va bene? Beh, fammi andare a sbrigare, cioè ci sentiamo dopo. Speriamo che gli tolgono un po' di fasce, cioè tutta la fascia qua sulla testa, la fascia al braccio. Speriamo che qualcosa gliela tolgono perché sta sofferendo. Ma boh, dai, stamattina ci aspetta Luca. Azzo! Dai, diamoci da fare. Ciao, ancora dopo. Un bacio, un cuore e un abbraccio.